La Stock di Trieste, augurandovi buon ascolto, vi ricorda tre modi per gustare la prestigiosa qualità del suo brandy. Stock 84, Royal Stock, Stock Original, la grande tradizione del brandy. E se vi piace una grappa naturale, genuina, Julia, la grappa di carattere. Tutto il calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buongiorno dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi. Stiamo per collegarci con i seguenti campi nell'ordine. Cesena per Cesena-Lazio, Torino per Juventus-Bologna, Roma per Roma-Torino, Vicenza per Lanerossi-Cagliari, Brescia per Brescia-Genoa, Catanzaro per Catanzaro-Verona. Ai posti microfonici sono Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Claudio Ferretti, Alfredo Provenzali, Ezio Luzzi, Emanuele Giacoia. Veniamo subito ai risultati dei primi tempi via Cesena. Al primo minuto di gioco Cesena 0, Lazio 0, voi Torino. 0-0 tra Juventus e Bologna, voi Roma. Al primo della ripresa Roma 0, Torino 1, a voi Vicenza. A Vicenza 0-0 tra la Nerossi Vicenza e Cagliari, a voi Brescia. Brescia 1, Genoa 0, al primo minuto della ripresa, a voi Catanzaro. A Catanzaro, Catanzaro 0, Verona 0, a voi studio. Gli altri primi tempi ad Ascoli, Ascoli 1, Napoli 0. A Firenze, Fiorentina 0, Ternana 0. A Milano, Internazionale 1, Varese 0. A Genova, Sampdoria 2, Milan 3. In rapidissima sintesi, i cenni di cronaca, voi Cesena. Al secondo minuto di gioco della ripresa, mentre sta attaccando il Cesena, il risultato è sempre di 0-0 fra Cesena e Lazio. Un certo risveglio nel finale dell'incontro, cioè del primo tempo, soprattutto tra le file del Cesena. Ora un giocatore del Cesena, esattamente numero 11, è terminato a terra. L'arbitro facendo di proseguire è Urban, che è terminato a terra. Dicevamo un certo risveglio nelle file del Cesena, dopo un primo tempo giocato di tutto a centrocampo, e quanto si è registrato finora in questa partita, che è stata piuttosto deludente nel gioco, nell'impegno agonistico delle due squadre, in qualche prestazione individuale. Un certo timore di scoprirsi, la paura di dare via libera alla manovra degli avversari, ha certamente bloccato le due compagini in un platone il confronto sulla fascia centrale, senza emozioni e senza preoccupanti a fondo. Dirige Ciacci, gli spettatori sono 20.000, il tempo è buono, la giornata è ventilata. Ci sembra tutto per il momento da Cesena, a voi Torino. Si gioca a Torino il secondo minuto della ripresa, ancora a reti bianche la situazione fra Juventus e Bologna. A Torino il sole è di tipo Bahamas e il terreno in perfette condizioni. Dirige Casarin davanti a 35.000 spettatori. Con buona pace degli esteti, vorremmo dire che stiamo assistendo ad una buona partita nella quale il calcio non viene quasi mai maltrattato. Supremazia comunque della Juventus, che portava il primo tacco consistente al terzo minuto. Splendido invito di Causio per Anastasi, che agganciava bene in piena area, ma al momento di girare di sinistro colpiva poca palla, favorendo la parata di Adani. Il centravanti era più brillante due minuti dopo, quando dal vertice sinistro dell'area faceva partire un veemente diagonale che costringeva Adani a volare sulla propria sinistra per la deviazione in angolo. All'undicesimo, sugli sviluppi di un perfetto scambio Damiani Capello con Adani fuori causa, Bettega sbilanciato metteva al lato di testa. Al quattordicesimo comunque il gol bianconero sembrava maturo. Su angolo da destra Capello poteva battere a rete da non più di 6-7 metri, ma la difesa bolognese riusciva a ribattere alla disperata e due minuti dopo, sul rovesciamento di fronte, era Zoff a dover respingere una secca conclusione di Paris. Alto al 17esimo un tiro di Causio dopo ottimo scambio con Forino. Al 22esimo Adani alzava in angolo un bel sinistro da fuori area di Causio. Al 37esimo tempestiva proiezione di Cresci, che tuttavia Morini bloccava al momento giusto. Al 40esimo il Bologna si salvava con abilità ma anche un pizzico di fortuna da una mischia successiva a calcio d'angolo, ma un minuto dopo era il solito freddissimo Zoff a salvare la situazione uscendo su Pecci lanciato a rete. La supremazia bianconera è apparsa chiara, ma il Bologna appare ben disposto sul terreno ed ha avuto sinora il merito di replicare senza troppo affanno alle puntate juventine. È in attacco ancora la Juventus, che ha appena interrotto un'azione bolognese. Siamo al quarto minuto, ancora 0-0 tra bianconeri e rossoblu a Teferretti. Siamo al quarto minuto della ripresa anche all'Olimpico. Il Torino conduce per 1-0 con un gol di Sala al 32esimo del primo tempo. Ci sono 65.000 spettatori, le due squadre non hanno problemi di formazione. La Roma conferma quella di domenica scorsa, nel Torino va in panchina Salvadori e resta fuori Agroppi, arbitra Lazzaroni. La Roma prende subito in mano l'incontro e il suo attacco anticipa costantemente la difesa del Torino. Cordova, come al solito, fa il vuoto attorno a sé e si conferma il miglior centrocampista italiano del momento. Il Torino tocchetta e non conclude granché. Taquino denso e quattro palle gol per la Roma in 20 minuti. Al quarto, su un errore della difesa Granata, si libera Cordova in area. Il tiro è deviato in angolo da Ceresera. Al 13esimo, una punizione di Prati è deviata dalla barriera in area su Negrisolo, che non ne sa approfittare. Al 19esimo colpo di testa di Prati e bella deviazione di Castellini sopra la traversa. Al 20esimo infine gran punizione di Prati, che colpisce in diagonale la base del palo.
Tre minuti dopo la prima azione del Torino con cross teso e violento di Santin che Graziani al centro non raccoglie. Poi al 32esimo doccia gelata per la Roma. Lunghissima discesa di Sala sulla sinistra, il centravanti entra in area di rigore con un tiro a mezza altezza, batte Conti. È il primo tiro in porta del Torino che passa in vantaggio per 1-0. A due minuti dalla fine del tempo è il massimo della Iella per la Roma. Prati si libera in area di rigore, con una splendida girata colpisce il palo. Si precipita sul pallone, lo riagguanta, tira ancora ed è ancora una volta palo. I calci d'angolo sono 6-3 per la Roma al termine del primo tempo. Ripeto il punteggio 1-0 per il Torino con gol di Sala al 32esimo. A voi Vicenza. A Vicenza, sesto minuto del secondo tempo, 0-0 fra Nerossi Vicenza e Cagliari. Il Vicenza adesso usufruisce di un calcio di punizione 10 metri circa dal limite dell'area del Cagliari e sul pallone lo specialista Longoni. Parliamo del primo tempo, un primo tempo tecnicamente modesto nonostante il prodigarsi dei giocatori, con più spiccata propensione offensiva dei vicentini, mentre i cagliaritani cercano di sfruttare la rapidità del contropiede. Le due più grosse occasioni per segnare le ha Lanerossi nei primi 6 minuti di gioco, ma Savoldi e Bernardis rifiutano i graziosi omaggi dei difensori cagliaritani perché di regali si tratta. Al quarto c'è un lancio lungo di Berni, Tomasini è solo, cerca di fermare la palla col petto, ma lo stop è talmente approssimato da consentire a Savoldi il recupero, esce la disperata Vecchi e respinge. Al sesto il lancio è di Perego, Nenè sbaglia completamente l'intervento e Bernardis è solo davanti a Vecchi, ma talmente stupito del regalo da non saperne approfittare. C'è poi un tiro di De Petri, evidentemente servito da Galuppi e parato dal portiere del Cagliari, un tiro improvviso di Gori dal limite sul quale Bardino pone istintivamente i pugni e poi è Ferrante a mettere di testa fuori aria. Tre altre conclusioni non fortunate di Galuppi, Bernardis e Bianchi ed è la fine del primo tempo. Arbitra Mascali, gli spettatori sono oltre 20.000, i calci d'angolo nel primo tempo 2-0 per il Cagliari. Ripetiamo il risultato all'ottavo minuto, all'inizio dell'ottavo minuto del secondo tempo, 0-0 fra Nerossi Vicenza e Cagliari. A voi Brescia. Sempre 1-0 per il Brescia sul Genoa, mentre siamo giunti al quinto del secondo tempo di una partita almeno fino a questo momento sostanzialmente equilibrata sul piano del gioco e dell'impegno. Il gol del Brescia è arrivato al 20esimo ed è stato realizzato dal centravanti Michesi, che ha raccolto di testa un cross di Salvi proveniente da destra e battuto Girardi con un tiro angolatissimo. Niente da fare per il portiere, ma lo svantaggio ha costretto il Genoa a rivedere lo schieramento tattico. Vincenzi ha spostato sulla tre quarti il baricentro della fascia mediana e la squadra è riuscita a rendersi pericolosa in fase offensiva, soprattutto con Corradi che al 44esimo ha colpito la traversa con un tiro da distanza ravvicinata. È uno stupendo pomeriggio di sole, il pubblico è numeroso, ma sugli spalti si notano larghi vuoti, forse erano gli spazi destinati ai tifosi del Genova che all'ultimo minuto hanno annullato il treno speciale con il quale dovevano venire a Brescia. Ora siamo al sesto, sempre 1-0 per il Brescia, arbitra Trono, a voi Catanzaro. Qui è Catanzaro, anche noi siamo al sesto minuto, sempre 0-0 fra Catanzaro e Verona, un incontro di ottima levatura tecnica con gioco esercitato soprattutto dalla gran vena del Catanzaro, che per tutto il primo tempo ha svolto certamente il maggior volume di gioco e di azioni. Il Verona Guardingo con un portiere Giacomo in ottima vena replica quando gli assalti del Catanzaro gli lasciano spazi. Si inizia subito con un 1-2 di Spelta e poi di Busatta, che perdono due occasioni per parte. Al sesto Spelta gli viene annullato un gol per fuorigioco. Comincia quindi un lungo predominio del Catanzaro che conquista il centrocampo. Al 33esimo un duetto Spetta al Biteo, gran botta di quest'ultimo e Giacomo para distinto. Al 36esimo invece un'occasione per il Verona e Zigoni che sfugge a Maldera solo in aria, ma il libero Vichi con eleganza gli sottrae la palla. Il primo tempo si chiude con una grossa occasione sprecata da Palanca. Si è ricominciato poi subito con Palanca ancora in vista con un grandissimo e bellissimo tiro che con altrettanto e gran bella parata di Giacomi. Al secondo invece è Luppi in fuga che viene però chiuso da Pellizzaro. Ora siamo giunti al sesto della ripresa, sempre 0-0 fra Catanzaro e Verona, voi studio centrale. Va bene Giacoi, ancora qualche cenno di cronaca, poi sentiremo Ameri ad Ascoli. Ascoli 1, Napoli 0, 1esimo rete di Silva dopo scambio Morello-Zandoli. Al 43esimo l'arbitro ha espulso Braglia del Napoli per proteste. Calci d'angolo 4-0 per il Napoli, terreno buono, 20.000 gli spettatori, arbitra il signor Picasso. A Firenze Fiorentina 0, Ternana 0, angoli 8-1 per la Fiorentina, terreno buono, 25.000 gli spettatori, arbitra il signor Ciulli. A San Siro Internazionale 1, Varese 0, al 35esimo segna l'esordiente Cesati che sostituisce lo squalificato Boninsegna su passaggio di Facchetti. Calci d'angolo 4-3 per l'Internazionale, terreno buono, 35.000 gli spettatori, arbitra il signor Gianluisi. A Genova Sampdoria 2, Milan 3. Vediamo la successione delle reti.
Al sesto minuto va in vantaggio la Sampdoria con Maraschi di testa su cross di Valente. Tredicesimo pareggia Rivera pure di testa su calcio d'angolo battuto da Chiarugi. Ventiduesimo va in vantaggio il Milan con Calloni su rigore, un rigore concesso per fallo sullo stesso giocatore. Trentunesimo pareggia per la Sampdoria Fossati su rigore e al quarantaduesimo la terza rete per il Milan, rete segnata da Gorin su azione personale. Calci d'angolo 4-1 per il Milan, terreno buono 38.000 gli spettatori, arbitra il signor Michelotti. Situazione in Serie B al quinto della ripresa. Alessandria 1, Foggia 0, Arezzo 2, Novara 0, Atalanta 0, San Benedettese 0, Avellino 1, Parma 0, Como 1, Spal 0, Perugia 1, Pescara 0, Reggiana 1, Brindisi 0, a Taranto, Taranto 0, Palermo 2. In Serie C Bolzano 0, Seregno 0, Siracusa 1, Regina 1 e sentiamo Mary via Cesena. Sì, siete collegati nuovamente con la Fiorita di Cesena, siamo giunti all'undicesimo minuto del secondo tempo, il risultato è sempre di 0-0 fra Cesena e Lazio, attacca la Lazio, c'è un calcio di punizione di Frustalupi ribattuto da Cera, la palla entra in aria, ancora scambiano D'Amico e Frustalupi sul fondo, cross effettuato, la palla attraversa alta tutta l'area del Cesena, dalla parte opposta dove è stato calciato il tiro, c'è pronta Moniaci che spedisce il pallone in fallo laterale all'altezza della bandierina del calcio d'angolo sulla sinistra della rete difesa da Galli. Attendiamo che si concluda questa azione prima di darvi le formazioni delle squadre. Si tratta di calcio d'angolo che Badiani batte sulla sinistra della rete cesenata. Parte in questo momento il tiro, il pallone spiove in aria, tentativo di rovesciata di Chinaglia, blocca Galli sul palo di destra. Ed eccovi le formazioni delle squadre: Lazio, Pulici, Ghedin, Martini, Wilson, Oddi, Nanni, Badiani, Rececconi, Chinaglia, Frustalupi e D'Amico. Il Cesena in campo Galli, Ceccarelli, Ammoniaci, Zuccheri, Danova, Cera, Orlandi, Brignani, Bordon, Rognoni e Urban. Dobbiamo ricordare che la Lazio ha giocato il primo tempo contro solo il Cesena, si è schierato senza l'infortunato Festa e senza Catania, che è stato lasciato a riposo, avendo disputato la partita di Teheran con la nazionale militare. Cerca ora di portarsi in attacco il Cesena. La manovra si svolge sul settore di estrema sinistra, dove scende ancora l'infaticabile Zuccheri, uno dei migliori in campo. Ecco Zuccheri che sfugge al controllo di un avversario, cerca di centrare il pallone, la palla schizza in fallo di fondo, la rimessa in gioco della Lazio. Siamo giunti qui alla Fiorita di Cesena, al dodicesimo della ripresa, e ripetiamo, il risultato è sempre di 0-0 fra Cesena e Lazio. La partita si è risvegliata soprattutto in questa seconda parte, in quanto nel primo tempo c'è adesso un po' di confusione fra i giocatori laziali. Nel primo tempo, ripetiamo, si è svolta principalmente fra i limiti delle due aree, senza molte emozioni. Su una rimessa in gioco, impegnato in questo momento Nanni, e quindi dal settore di destra si passa ancora a controllare la sfera sulla fascia centrale, dove scatta in questo momento Urban. Ecco un suo passaggio sul settore di estrema sinistra, ancora Rognoni. Parte un tiro, un po' telefonato forse, impreciso comunque, che termina sul fondo, sulla sinistra della rete difesa da Pulici. E ripetiamo al dodicesimo, qui la Fiorita di Cesena, 0-0 fra Cesena e Lazio, a voi Torino. Si gioca il dodicesimo anche a Torino, ancora 0-0 la situazione tra Juventus e Bologna. In questo avvio di ripresa la fisionomia del gioco non è mutata granché, sempre la Juve all'attacco, con il Bologna spesso abile nel far scattare la molla del gioco di rimessa, i cui sviluppi peraltro chiamano quasi sempre al tiro Ghetti, che è forse il meno felice fra gli avanti rossoblù nelle conclusioni. Al decimo comunque un sinistro di Anastasi dal limite è terminato di poco alto sulla traversa di Adani. La Juve sta giocando con Scirea libero, Furino mediano a sostegno, Morini stopper, Damiani ala di raccordo, Capello e Causio interni, Anastasi e Bette capunte, con Altafini in panchina. Nel Bologna Bulgarelli è il libero, Bellugi lo stopper, Maselli il mediano di spinta, Ghetti l'ala tattica, Pecci e Paris gli interni, Savoldi e Landini le punte. Ha interrotto Gentile un'azione offensiva del Bologna che stava sviluppandosi nel settore sinistro, ha ceduto a Capello che ha chiamato subito in causa Longobucco, improvvisatosi interno destro, avanza fino al limite dell'area bolognese il bianconero, viene contrastato dal libero Bulgarelli, ne evita l'intervento con un surplus da dietro a Causio che apre subito sulla destra per Damiani, uno dei più attivi fra gli avanti bianconeri. Entra Damiani in area, è contrastato da Landini in recupero difensivo ed è proprio il numero 11 rossoblù a mettere la palla in fallo laterale quasi all'altezza della bandierina del calcio d'angolo. Al termine di questa azione passeremo la linea all'Olimpico. Batte lo stesso Damiani mentre Longobucco tenta di dettare il passaggio insieme ad Anastasi, che è appunto il giocatore che riceve. Recupera Damiani troppo tardi il passaggio di ritorno di Anastasi, la palla termina di nuovo in fallo laterale. Al tredicesimo a Torino, ancora 0-0 tra Juventus e Bologna. Siamo al quarto d'ora della ripresa all'Olimpico e il Torino è sempre in vantaggio per 1-0 sulla Roma. Adesso i torinesi batteranno un calcio di punizione a circa 10 metri dal limite dell'area di rigore della Roma.
va a battere il calcio di punizione Graziani, poi si allontana dal pallone, sembra incaricato del tiro Ferrini. La Roma denota un più che giustificato nervosismo, e che comunque non le impedisce di essere subito pericolosa in apertura. Il calcio di punizione effettuato e ribattuto dalla barriera in calcio d'angolo. Vi dicevo, la Roma è stata subito pericolosa in apertura di questo secondo tempo al terzo, con Cordova che pesca bene Prati in area di rigore del Torino, ma para a terra Castellini. Al sesto, un calcio di punizione di Mascetti sorvola di poco la traversa. Al decimo minuto, De Sisti lancia Prati in area di rigore granata, spostato a sinistra, il tiro è però nettamente sbagliato. C'è Graziani che si sta disimpegnando in area di rigore della Roma, ma poi il pallone termina a Cordova che ne esce. Ripeto, 1-0 per il Torino sulla Roma al sedicesimo del secondo tempo. A voi Vicenza. Anche Vicenza è il sedicesimo del secondo tempo, risultato invariato 0-0 fra la Nerossi Vicenza e Cagliari. La cronaca essenziale di questi primi minuti del secondo tempo: c'è un tentativo di conclusione di Bernardis, nulla di fatto. Dicevamo, la cronaca essenziale di questi primi minuti del secondo tempo si inizia con una conclusione di testa di Galuppi che termina sul fondo. Poi al terzo, Savoldi e lo stesso Galuppi in aria, ed è l'ennesima occasione buttata al vento dai vicentini. Al terzo si fa vivo il Cagliari, il tiro è di Riva, respinge Ferrante, riprende Gori e sfiora il palo alla destra di Bardin. All'ottavo, Galuppi per Bernardis, esce Vecchi e para. Al dodicesimo, pochi minuti fa, si scontrano Riva e Bardin, riceve un colpo in testa il portiere della Nerossi ed è sostituito dal numero 12 Sulfaro. Nel Vicenza non gioca Sormani, ancora sofferente per l'incidente di domenica scorsa. Nel Cagliari, alle assenze di Butti e Novellini, si è aggiunta anche quella di Nicolai. Una sostituzione all'inizio del primo tempo, all'inizio del secondo tempo nel Vicenza è subentrato Nicoletto al posto di De Petri. Siamo al diciassettesimo del secondo tempo, 0-0 fra Nerossi Vicenza e Cagliari. A voi Brescia. Risultato invariato, Brescia 1 Genova 0 al quattordicesimo minuto della ripresa. La notizia che il Novara sta perdendo ad Arezzo è stata accolta con un grande boato dagli spalti. Il Brescia in questo momento è solo al terzo posto ed è anche la partita sta avendo sussulti per quanto riguarda il gioco, decisamente più brioso rispetto al primo tempo. È il Genova comunque in questa fase che si è reso più pericoloso, e poco fa un tiro dell'ala destra ha sorvolato di poco la traversa. Voi Catanzaro. Qui a Catanzaro siamo giunti anche noi al quindicesimo della ripresa, sempre 0-0 fra Catanzaro e Verona. Il gioco è ancora vivace, il Catanzaro che continua a mantenere una sostanziale superiorità, il Verona arretrando molto. Matte replica in contropiede soprattutto con Lippi, fino a un minuto fa è stato però sostituito, appoggiato da Domenghini o Franzot. Non vi sono però particolari momenti gol da ricordare, anche se sempre più spesso il Catanzaro invada l'area veronese. Come dicevo poc'anzi, Lippi è stato sostituito un minuto fa con Vritz. Siamo giunti al sedicesimo della ripresa, i calci d'angolo sono per ora 7-1 in favore del Catanzaro, 0-0 fra Catanzaro e Verona. Voi studio centrale. Qui è lo studio, nessuna novità dagli altri quattro campi della Serie A. Ad Ascoli, sempre l'Ascoli in vantaggio sul Napoli per una rete a zero, questo al tredicesimo. All'undecimo è stato espulso Colautti dell'Ascoli per proteste, siamo ad Ascoli 10 contro 10. A Firenze al sesto minuto, sempre situazione di parità, Fiorentina 0, Ternana 0. Ricordiamo, a Firenze si gioca con 9 minuti di ritardo rispetto alle altre partite. Dodicesimo a San Siro, Inter in vantaggio sul Varese per una rete a 0, dodicesimo a Genova, Milan in vantaggio sulla Sampdoria per 3-2. Tre punteggi sono cambiati in Serie B. Ad Arezzo il Novara ha accorciato le distanze, Arezzo 2, Novara 1. A Bergamo Atalanta in vantaggio, Atalanta 1, San Benedettese 0. A Perugia situazione ora di parità, Perugia 2, Pescara 2, Via Ameri. 17° minuto della ripresa, la Fiorita di Cesena, risultato di 0-0 fra Cesena e Lazio. La prima vera autentica occasione di tutta la partita si è avuta forse al 16° pochi istanti fa, quando Urban è entrato in area sulla sinistra e ha scoccato un rasoterra piuttosto forte che Pulic in una parata a terra è riuscito a fermare ma non a bloccare. Poi successivamente è intervenuta la difesa laziale e ha salvato sull'irrompente Bordon. Intanto si sta scaldando nel campo per destinazione per il Cesena il numero 14 Toschi, attacca il Cesena, scende da Nova, messo a terra quasi al limite dell'area. Vi diciamo che nel Cesena c'era il libero, Ceccarelli gioca su Badiani, Ammoniaci su Chinaglia, da Nova su D'Amico. Nella Lazio il libero come al solito è Wilson, Ghedine su Bordon, Martini su Orlandi e Oddi su Urban. A centrocampo a confronto Zuccheri e Receconi, Rognoni e Frustalupo e Brignani con Nanni. Il calcio di punizione sta per essere battuto, Ciacci si è fermato nel punto dove è venuta l'infrazione ed ecco che mette a terra la palla Rognoni, che è l'uomo un po' incaricato nelle file del Cesena di battere i calci di punizione. Siamo giunti frattanto al 19° minuto della ripresa e ripetiamo per quanti si ponessero in questo momento in ascolto che il risultato fra Cesena e Lazio è di 0-0. Rognoni con Urban accanto, scatta anche Bordon in avanti, ecco Rognoni che sta per toccare per Urban. Parte il tiro di Urban, secco, ribattuto da Frustalupi che si è portato davanti al giocatore, la palla rimbalza ancora per terra,
controllata da Urban, che la rovescia ancora verso la porta laziale, un rasoterra piuttosto fiacco e comunque telefonato che Pulici non ha difficoltà a parare. Sulla rimessa si mette in azione sulla sinistra Badiani, scende, poi tocca improvvisamente all'indietro per Ghedin, che restituisce la palla ancora al numero 7 che si trova in questo momento nel cerchio del centrocampo. Lancio lungo sulla destra per Martini, che controlla la sfera un po' male, la riesce comunque a mantenere sul terreno di gioco e la passa ancora a Badiani, che frattanto si è trasferito sull'estremo settore di destra. Ecco Badiani pronto ancora ad effettuare un eventuale passaggio all'indietro verso Martini, che ha seguito l'azione dell'ala destra sul settore di destra, poi lascia ancora il pallone al compagno Nanni. Ecco Nanni indeciso sul da farsi, gira su se stesso per evitare l'intervento del numero 8, vale a dire di Brignani, poi la palla termina ancora alle Cecconi, ma frattanto era terminata anche fuori, c'era stato un intervento falloso da parte dei giocatori razziali. Il gioco al 20° della ripresa, mentre le squadre sono sullo 0-0, riprende con un calcio di punizione che Cesena batte e vede ora Cera pronto a rilanciare i propri compagni in attacco. A voi Torino. Siamo a un minuto in ritardo rispetto alla fiorita, a Torino si gioca il 19° della ripresa, ancora 0-0 la situazione tra Juventus e Bologna, il gioco continua ad essere di discreto livello e i tentativi a rete appaiono affidati quasi sempre a concetti tattici piuttosto felici. La Juve al 17°, cioè due minuti fa, ha mandato in campo Altafini in alternativa ad Anastasi, che ha ceduto a Furino la fascia di capitano. Altafini si è subito reso pericoloso qualche secondo fa, intervenendo di testa su una parabola spiovente da sinistra effettuata su punizione che lo stesso Altafini si era procurato dopo aver subito un fallo da Cresci. Azione di rimessa adesso del Bologna con Paris, che si è improvvisato alla sinistra, tenta di difendersi dall'attacco di Furino, cede poi a Maselli che perde il tempo dell'intervento, scatta ancora il gioco di rimessa questa volta in favore della Juventus, perde palla Causio, la recupera alle sue spalle la difesa del Bologna, che rilancia però goffamente verso Landini, che non può intervenire, esce tranquillamente Zoff, aggancia la palla e poi con i piedi la spedisce fuori dell'area dove attende lo Gombucco, da questi a Furino, neo capitano, da Furino ancora sulla destra per Bettega, siamo alla tre quarti bolognese, avanza Bettega, scambia con Causio, raccoglie Causio, con un dribbling elegante fa fuori Paris, poi ancora con un dribbling a rientrare al sinistro di Landini, crossa di sinistro, colpo di testa di Bettega, grande parata di Adani, sta per recuperare Altafini ma lo precede Cresci. Al 20° 0-0 tra Juventus e Bologna, Teferretti. Al 21° all'Olimpico il risultato non è cambiato, conduce sempre il Torino per 1-0 con gol di Sala. Al 32° del primo tempo la pressione della Roma fa registrare due azioni al 17° e al 18°, prima dal limite dell'area di rigore del Torino Cordova effettua una rovesciata però fiacca e senza effetto, poi in area c'è un'ennesima girata al volo di Prati ma alta, le caratteristiche tecniche del Torino sembrano fatte apposta per essere esaltate dal vantaggio. Sullo 0-0 i granati sembravano fragili e facilmente disponibili, con un gol di vantaggio si sono fatti improvvisamente tranquilli e ordinati. Al 20° c'è da registrare un tiro violento di Rossi dal limite, parata a terra di Conti, una replica poi della Roma al 21° con un tiro di Penso dal limite dell'area di rigore del Torino, tiro che però termina fuori. Adesso la Roma con Morini batte il suo 10° calcio d'angolo, colpo di testa di Bartolomei ci sembra, ha sfiorato il palo sinistro della porta di Castellini, sempre 1-0 per il Torino sulla Roma. A voi Vicenza. A Vicenza siamo al 23° del secondo tempo, invariato il risultato, sempre 0-0 fra Nerossi Vicenza e Cagliari. La partita è diventata adesso piuttosto spigolosa, c'è un certo nervosismo in campo soprattutto dopo l'incidente subito dal portiere della Nerossi Bardin, e Mascali l'arbitro è costretto a spezzettare frequentemente il gioco. Il Vicenza si spinge ogni tanto con generosità all'attacco, ma ripetiamo, il risultato non è cambiato. Per quanto riguarda le azioni principali nel periodo in cui non siamo stati collegati, da ricordare al 18° un bel tiro di Longoni parato da Vecchi, poi un minuto dopo al 19° uno spunto di Nenè, un cross dalla destra, non è arrivato in tempo sul pallone Riva ma si è impossessato dello stesso pallone Gori, che però ha concluso altissimo. Al 24° del secondo tempo 0-0 fra Nerossi Vicenza e Cagliari. A voi Brescia. Situazione immutata, Brescia 1, Genova 0 al 22° minuto del secondo tempo, poco o niente da segnalare per quanto riguarda il gioco. Diamo invece un'occhiata alle formazioni. Nel Brescia c'è Salvi che rientra con la maglia numero 7 al posto di Facchi, relegato in panchina, ed è stato proprio Salvi, ricordiamo, a propiziare il gol realizzato da Michesi al 20°. Il Genoa rispetto a domenica è completamente rivoluzionato, mancano Bittolo squalificato, Campidonico e Rizzo infortunati, in campo ci sono i giovani Chiappara e Mendoza e in panchina il debuttante Chiarotto. Con questo schieramento comunque
comunque il Genoa, nonostante stia perdendo, si sta comportando abbastanza bene. A voi Catanzaro. Qui a Catanzaro siamo al 22esimo, sempre 0-0 fra Catanzaro e Verona, gioco alterno col Verona che cerca quando poco veloce infiltrazione per tentare il continuo pressing del Catanzaro. Il Verona, ricordo, ha sostituito al 12esimo il centravanti Lippi con Briz, altri tre angoli fino rispetto al precedente collegamento in favore del Catanzaro, quindi siamo 10-1 nel conto totale, ma senza esito. Ricordo che al 19esimo c'è stato un atterramento di Piccinetti, il numero 9 del Catanzaro, in area del Verona, si chiede rigore, ma l'arbitro Schena di Foggia, per la verità vicinissima, non si fa commuovere. Siamo giunti quindi al 23esimo della ripresa, sempre 0-0 fra Catanzaro e Verona. A voi studio centrale. E qui è lo studio ad Ascoli, la situazione è cambiata, il Napoli è pervenuto al pareggio, la situazione al 18esimo, Ascoli 1, Napoli 1. Ha pareggiato per il Napoli Massin su punizione battuta da Giuliano. A Firenze la situazione è sempre di parità, 0-0 tra Fiorentina e Ternana al 13esimo, a San Siro al 18esimo, Internazionale in vantaggio sul Varese per 1-0, a Genova al 20esimo, Milan 3, Sampdoria 2. In Serie B tre punteggi cambiati, raddoppio per l'Avellino, Avellino 2, Parma 0, raddoppio per la Reggiana, Reggiana 2, Brindisi 0. Il Taranto ha accorciato le distanze, Taranto 1, Palermo 2, comunque riguardo per comodità il quadro. Alessandria 1, Foggia 0, Arezzo 2, Novara 1, Atalanta 1, San Benedettese 0, Avellino 2, Parma 0, Como 1, Spal 0, Perugia 2, Pescara 2, Reggiana 2, Brindisi 0, Taranto 1, Palermo 2. In Serie C Bolzano 0, Seregno 0, Siracusa 1, Regina 1 e passa all'ascolto di Cesena. Si gioca da 25 minuti il secondo tempo di Cesena-Lazio, le squadre sono risultate di parità e in queste istanze Cera, con un passaggio un po' dita all'indietro, costringe il portiere Galli ad un intervento in tuffo. Comunque si è salvato in questa occasione, ecco che il pallone è ritornato ancora sul terreno di gioco ed ecco il terzino Ceccarelli che l'ha portato vicino alla linea centrale del campo. Lo scambia subito con il capitano del Cesena, Cera, che scatta in diagonale passando da destra verso il centro, ma perde successivamente la palla, la recupera Frustalupi che lancia sulla destra ancora per D'Amico, scende D'Amico, poi stop improvviso della palla cercando di farli superare da Zuccheri, passaggio a Martini che sopraggiunge le retrovie, cross però da Martini, la palla nell'area del Cesena controllata da Galli che allarga le braccia facendo cenno ai compagni della difesa di intervenire, sì che possono ripartire nuovamente in azione d'attacco i giocatori della squadra del Cesena con Amoniaci che scambia il pallone all'indietro con Zuccheri, quest'ultimo ancora in avanti e verso Cera che sciabola subito un passaggio in avanti ancora per Urban, esce dai pali, anzi Orlandi esce dai pali Pulici, recupera il pallone e rilancia ancora verso Rececconi che allunga subito sulla destra per Frustalupi. Ecco Frustalupi che scende nel settore di destra, cerca di stringere un po' verso il centro, sciabola sotto la porta avversaria, un intervento non riuscito di Chinaglia, la palla attraversa ancora tutta l'area del Cesena, termina fuori area Zuccheri che controlla bene la palla e poi la cede ancora al portiere Galli che si è portato al limite dell'area. E l'estremo difensore del Cesena recupera il pallone dove ha fatto scivolare per terra e la passa ancora sulla sinistra dove Cera recupera la palla e la lunga in avanti. Ecco che in questo momento il Cesena cerca di riportarsi nuovamente in attacco, scatta in avanti anche Ceccarelli, ma sono i giocatori del Cesena a manovrare sulla fascia centrale del campo. Orlandi ha passato ancora Cera, che rilancia il pallone ancora sull'estremo settore di sinistra, dove vediamo impegnato ancora Brignani. Un intervento difensivo da Lazio che riesce, Rececconi riparte in attacco. Eccolo, ha superato la linea mediana, mentre sulla destra si è spostato Martini. Chinaglia scatta al centro, sta per recuperare la palla, entra in aria, riesce a toccare appena la palla, poi ritornando all'indietro il giocatore numero 8 del Cesena Brignani, con la collaborazione di un altro difensore, riesce a salvare la situazione un po' intricata per il Cesena, mandando la palla in fallo laterale. Attendiamo gli sviluppi, la conclusione di questa azione, rimessa in gioco per la Lazio. Rececconi ha mandato il pallone verso Nanni. Ecco la Lazio che sta attaccando con Nanni e quindi ancora con Frustalupi sulla sinistra. Frustalupi ha controllato bene la palla, la mette a terra, è affrontato da Rognoni, cede il pallone ancora all'indietro per la corrente Gedin, cross verso Chinaglia, scattato bene, dice l'arbitro, la parata di Galli sul tiro di Chinaglia, mentre la difesa del Cesena si era quasi fermata credendo il centravanti laziale in posizione di fuorigioco. Quindi al 29esimo 0-0 fra Cesena e Lazio, a voi Torino. 28esimo a Torino, ancora reti bianche anche qui tra Juventus e Bologna, con la Juventus che si accinge a sfruttare un calcio piazzato qualche metro di distanza dal vertice sinistro dell'area di Adani, batte Causio. Poi ci ripensa perché Pecci era scattato oltre la distanza regolamentare, parte finalmente la parabola di Causio, scatta Altafini, lo precede Cresci, raccoglie Paris, la respinta del compagno, recupera e cerca di indirizzare verso la destra dove però non c'è nessun compagno, c'è invece Longobucco che raccoglie, può avanzare il numero 3 bianconero, cross al centro dell'area, salta Altafini, esce Adani e ferma impresa. Al 29esimo a Torino ancora 0-0 tra Juventus e Bologna, voi Olimpico. All'Olimpico siamo esattamente alla mezz'ora di gioco del secondo tempo e il Torino conduce ancora per 1-0 sulla Roma. Al 27esimo su uno spiovente la palla giungeva a De Sisti in area di rigore, De Sisti smorzava col petto ma poi Picchio se la faceva soffiare
dalla difesa granata, poi sulla mischia successiva Prati non arrivava in tempo. Contropiede immediato del Torino con Graziani che fugge sulla sinistra, fermato però da Santarini al limite dell'area di rigore giallorossa. Al 29esimo la Roma ha effettuato la sua sostituzione, è uscito Penso ed è entrato il numero 14 Curcio. Al 29esimo un tiro di Cordova finisce a Prati in area di rigore del Torino, ancora una girata del centravanti di poco fuori. Siamo al 31esimo, il Torino conduce sempre per 1-0 con gol di Sala al 32esimo del primo tempo. A voi Vicenza. Anche a Vicenza, 31esimo del secondo tempo, risultato in variato 0-0 tra la Nerossi Vicenza e Cagliari. C'è adesso un'azione della Nerossi Vicenza con Bernardi, si porta quasi sul limite, passa a Galuppi e poi c'è l'intervento di un difensore del Cagliari che respinge. Dicevamo quindi 0-0 tra la Nerossi Vicenza e Cagliari e parlavamo nel precedente collegamento di un certo nervosismo in campo che l'arbitro Mascali cerca di sedare distribuendo un po' a tutti ammonizioni, facendo vedere il cartellino giallo, e pertanto sono capitati proprio nel taccuino degli ammoniti, prima Gregori per aver allontanato il pallone, poi Bianchi per aver messo a terra in azione Gorin, poi ancora Faloppa per proteste ed infine il quarto Perego per un fallo su Bianchi. Da segnalare sul livello delle azioni, al 28esimo un tiro di Gregori parato da Sulfaro. 31esimo del secondo tempo, 0-0 tra la Nerossi Vicenza e Cagliari. A voi Brescia. Mezz'ora esatta di gioco, ancora 1-0 per il Brescia sul Genoa. La fisionomia della partita è sempre la stessa, con il Brescia che controlla il gioco mentre il Genoa si dimostra più aggressivo. Frattanto nel Genoa è entrato in campo il numero 14 Chiarotto al posto dell'ala destra Bergamaschi. Chiarotto che ha 18 anni fa così il suo esordio in Serie B. A voi Catanzaro. Di Catanzaro, anche noi siamo al 30esimo, 0-0 fra Catanzaro e Verona. Il gioco rispetto al precedente collocamento è sempre leggermente scaduto, forse un po' di stanchezza comincia ad affiorare. Comunque c'è qualche rudezza da parte del pacchetto difensivo del Verona, impegnato seriamente nella velocità delle punte calabresi, ben sostenute il resto dalla gran spinta del centrocampo del Catanzaro. Anche in questo momento c'è un fallo su un giocatore del Catanzaro, quindi l'arbitro, il signor Schena di Foggia, su Piccinetti per la precisione, che ha subito parecchie rudezze, ha segnato in questo momento una punizione a favore del Catanzaro a centrocampo. Il Catanzaro sta cambiando in questo momento un giocatore, è il numero 13 Nemo, che dà il cambio a Spelta. Siamo giunti al 31esimo della ripresa, 0-0 fra Catanzaro e Verona. Voi studio. Qui è lo studio ad Ascoli, al 29esimo, situazione di parità, Ascoli 1, Napoli 1. A Firenze il risultato è cambiato, Fiorentina in vantaggio al 20esimo, Fiorentina 1, Ternana 0. Al 18esimo ha segnato Pellegrini dopo scambio con Antonioni. A San Siro 26esimo, Internazionale 1, Varese 0. A Genova 27esimo, Milan 3, Sampdoria 2. In Serie B una squadra ha accorciato le distanze, precisamente la cosa è successa ad Avellino. La situazione ora è la seguente: Avellino 2, Parma 1, e sentiamo Cesena. Sì, qui siamo giunti al 32esimo della ripresa, è uscito qualche istante fa Nanni per lasciare il suo posto a Franzoni. Toschi si sta ancora scaldando ai margini del campo per il Cesena, mentre sta attaccando la squadra del Cesena, e c'è un'azione irregolare da parte di Ghedin che causa fallo e quindi intervento di Ciacci e calcio di punizione per la squadra di casa. Attendono i giocatori razziali che venga battuto questo calcio di punizione, arretrando verso la loro area, lasciando soltanto in posizione avanzata Franzoni, il nuovo entrato, e Chinaglia. Ma anche i due giocatori razziali sono arretrati, si può dire al di qua della linea centrale del campo, nella loro metà campo. Calcio di punizione che sta per essere battuto da Rognoni, il quale accanto a sé Zuccheri, diagonale indietro verso Zuccheri che avanza nella posizione di mezzo destro. Sulla destra c'è Ceccarelli, cross sotto porta, colpo di testa di Martini che respinge. Al limite attendere Cecconi, che rovescia le sue spalle verso Frustalupi, che mette la palla a terra, si destreggia fra due attaccanti. Poi però Bordoni toglie la palla, entra sulla destra in aria, un altro colpo di testa su cross di Bordon verso il centro di Frustalupi, pallone fuori aria, recupera quindi D'Amico che rimette in azione con diagonale verso il centro Frustalupi, colpo di tacco di quest'ultimo a D'Amico e ancora in avanti, ma intercetta prontamente Orlandi che si riporta nuovamente in attacco scostandosi successivamente con D'Amico, intervento ancora di Frustalupi e pallone che termina nella metà campo del Cesena. Ma però l'arbitro Ciacci ha già fermato l'azione e ha comandato un calcio di punizione per la squadra del Cesena, battuto in questo momento Brignani che allunga la palla lateralmente per Zuccheri che restituisce ancora il pallone a Brignani, avanza quest'ultimo, vede libero sulla destra il proprio compagno di squadra Rognoni, gli passa la palla Rognoni in aria, cross, il pallone attraversa tutta l'area della Lazio e termina sul fondo sulla destra della rete difesa da Pulici. Al 33esimo dunque, qui sul terreno della fiorita di Cesena, 0-0 ancora fra Lazio e Cesena. A voi Torino.
Si gioca il 33esimo a Torino, ancora 0-0 fra Juventus e Bologna, e la Juventus è andata abbastanza vicino alla segnatura proprio qualche secondo fa sugli sviluppi di un calcio d'angolo da destra battuto da Causio. Sulla parabola del numero 8 bianconero è saltato di testa Bettega correggendo verso la destra di Adani, dove era appostato molto bene Furino. Il nuovo colpo di testa di Furino è terminato però alto sulla traversa bolognese. La Juventus continua ad attaccare, disciplinando meglio che può le proiezioni offensive dei suoi difensori, allo scopo di non ingorgare il centrocampo, ma i disimpegni del Bologna continuano ad essere puntuali. Dopo questo episodio di Causio, che ha battuto questo calcio d'angolo ripreso prima da Bettega e da Furino, la Juventus sfrutta adesso una punizione che lo stesso Causio probabilmente batterà. La palla è stata posta al vertice della lunetta, sulla linea di battuta sono oltre a Causio, Capello ed Altafini. La barriera bolognese viene controllata da Casarin perché stia alla distanza regolamentare dal punto di battuta. Si porta intanto Capello più avanti per parlamentare con l'arbitro e far correggere la posizione appunto della barriera rossoblu, che è formata da 5 uomini. Ci sono Bellugi, Bulgarelli, Cresci, Roversi ed anche Pecci. Adesso c'è anche Furino che sta portandosi verso la barriera stessa. Finta Capello, parte il tiro di Altafini, palo alla destra di Adani, molto bello il tiro di esterno destro di Altafini sulla finta di Capello. La palla, ripetiamo, ha colpito il palo esterno alla destra del portiere bolognese, palla che è terminata direttamente sul fondo. Invocano inutilmente il calcio d'angolo i giocatori bianconeri, in quanto Adani è rimasto impalato, non ha assolutamente toccato la palla, che, ripetiamo, ha battuto violentemente sul palo alla destra del portiere rossoblu, terminando di lì al lato. Siamo giunti al 35esimo, ancora reti bianche tra Juventus e Bologna a voi Olimpico. All'Olimpico mancano 10 minuti al termine della partita, forse qualcosa meno. Il risultato non è cambiato, sempre il Torino in vantaggio sulla Roma per 1-0. È molto calato il ritmo, la Roma che ha condotto il gioco per circa 80 minuti è logicamente stanca. Soltanto due cose da segnalare: al 32esimo una palla buona per Di Bartolomei, che manca però la girata al limite dell'area granata; al 34esimo un calcio di punizione battuto da Prati, calcio di punizione assegnato per fallo di Cereser su cui il tiro del centravanti sfiorava il palo destro della porta di Castellini. L'azione adesso è nel cerchio di centrocampo, mancano 8 minuti al termine della partita, 1-0 per il Torino sulla Roma. Voi Vicenza. A Vicenza, 37esimo del secondo tempo, sempre 0-0 fra la Rossi Vicenza e Cagliari. C'è adesso un tiro di Bernardis respinto dalla barriera del Cagliari. Dicevamo sempre 0-0 quando mancano 8 minuti alla conclusione dell'incontro fra la Rossi Vicenza e Cagliari. I padroni di casa, i vicentini, hanno avuto una grossa occasione per passare in vantaggio. Al 32esimo se l'è procurata Galuppi proprio dal limite, in posizione molto centrale, ha azzeccato il grande tiro, si è opposto a Fili Traversa Vecchi, che è riuscito in acrobazia a deviare in angolo. Subito dopo è stato Perego a concludere dalla destra, ma il tiro è terminato sul fondo. Poi per il Cagliari una conclusione di Nelè, un tiro però molto facile, parato con altrettanta facilità dal portiere Sulfaro. Mancano 7 minuti e mezzo alla conclusione dell'incontro, 0-0 fra Nerossi Vicenza e Cagliari. A voi Brescia. A Brescia mancano invece 10 minuti alla conclusione della partita. Il Brescia conduce sempre per 1-0 sul Genoa, ma è il Genoa lanciato alla ricerca del pareggio che attacca di più, e poco fa il portiere Borghese è dovuto intervenire di pugno su un tiro di Pruzzo. Il Brescia cerca soprattutto di controllare il gioco e la partita. Voi Catanzaro. Catanzaro, anche a noi mancano 10 minuti al termine, 0-0 sempre fra Catanzaro e Verona. Ricordo dal precedente collegamento, al 32esimo una bella triangolazione del Catanzaro, Bracca, Banelli, Piccinetti, che arriva tardi sull'ottimo Giacomi, che ha certamente gran parte meriti di questo pareggio del Verona. Al 33esimo c'è un tiro al volo di Vrizzi, che ha sostituito Luppi al 12esimo, e poi al 34esimo poco fa Nemo manda una palla a Candela, che Giacomi ancora una volta riesce a impadronirsi. Siamo al 36esimo della ripresa, 0-0 fra Catanzaro e Verona, voi studio centrale. 36esimo ad Ascoli, Ascoli 1, Napoli 1, a Firenze 27esimo, Fiorentina 1, Ternana 0, da segnalare al 24esimo sono stati espulsi Petrini della Ternana per scorrettezze e Pellegrini della Fiorentina per proteste. Internazionale in vantaggio sul Varese per 1-0 al 33esimo, al 33esimo anche a Genova, Milan in vantaggio sulla Sampdoria per 3-2 in Serie B. Abbiamo due punteggi cambiati a Como, raddoppio per il Como, Como 2, Spal 0, ad Avellino, Avellino 3, Parma 1, passo la linea da Mary. Ecco, sta attaccando il Cesena, un cross di Orlandi viene bloccato al limite dell'area da Badiani. A 10 minuti dalla conclusione della partita è entrato in campo Toschi, il quale ha sostituito Urban. Toschi, di fronte a 20.000 esterrefatti spettatori, ha dato una dimostrazione di come si può sbagliare in 4-4-8 un gol già
già fatto, aveva dribblato con una serpentina due avversari in aria, poi ha sparato inspiegabilmente fuori porta. Intanto vediamo che Martini ha portato il pallone vicino all'area avversaria, tenta un affondo, cerca di superare due avversari, va veramente verso il fondo, cross, ribattuto poi in calcio d'angolo da un giocatore esattamente da Cera. Attendiamo che venga battuto questo calcio d'angolo sulla sinistra della rete difesa da Galli prima di cedere la linea ancora a Torino. Ecco D'Amico che si avvia appunto nell'area d'angolo per battere il tiro dalla bandierina. Sono in attacco i laziali con Franzoni che, ripetiamo, ha sostituito Nanni nella ripresa. Chinale vicino al disco di rigore, quindi ancora Badiani, anche Rececconi. Sta per partire il tiro, pallone in aria verso Rececconi, colpo di testa ancora di Chinaglia e pallone che supera la traversa e termina sul fondo. Due colpi di testa, uno di Rececconi che ha deviato il tiro d'angolo verso Chinaglia che era postato al limite dell'area di porta, altro tiro di testa del centravanti che ha mandato la palla oltre la traversa, quindi in fallo di fondo, rimessa in gioco per il Cesena. Quindi a 5 minuti dalla conclusione della partita, sempre 0-0 alla Fiorita di Cesena, voi Torino. A Torino mancano 6 minuti alla conclusione, ancora 0-0 ovviamente tra Juventus e Bologna, altrimenti avremmo interrotto il collega. Il Bologna continua con la sua difesa palleggiata a disimpegnarsi molto bene davanti alle offensive bianconere. Azione di rimessa adesso degli ospiti con Landini, entra in area Landini tallonato da Scirea, esce Zoff, perde la palla ma la recupera prontamente, la cede quindi fuori dell'area a Gentile, avanza Gentile nella posizione della destra, è affiancato sulla propria sinistra da Furino che ha raccolto, come abbiamo già segnalato, la fascia di capitano da Anastasi, sostituito al 17° da Altafini. Altafini è stato autore di un palo, come abbiamo segnalato nel precedente collegamento, su punizione fintata da Capello. Il Capello che ha raccolto adesso il passaggio di Furino ha tentato di indirizzare per lungo buco nella posizione della sinistra, il passaggio troppo corto non è stato raccolto dal compagno, a buon gioco Maselli ad andarsene nella posizione della destra, sta per affrontare Scirea, siamo all'altezza della tre quarti juventina, passaggio di Maselli a Savoldi, entra in area Savoldi, tiro di destro molto bello in corsa con ottima coordinazione, ma mira sbagliata e palla che termina largamente al lato della porta difesa da Zoff. A 5 minuti dalla conclusione a Torino, ancora 0-0 tra Juventus e Bologna, a te Ferretti. L'Olimpico, mancano soltanto 3 minuti al termine della partita, sempre in vantaggio il Torino per 1-0 e riteniamo opportuno accelerare i tempi perché all'Olimpico non è successo praticamente nulla. Cediamo quindi subito la linea a Vicenza. A Vicenza mancano 3 minuti e mezzo alla conclusione dell'incontro, invariato il risultato 0-0 fra Lanerossi e Cagliari. Questo finale di gara è tutto di marca vicentina, da segnalare comunque una sola conclusione, un tiro di Savoldi che è terminato alto sopra la traversa. 3 minuti e mezzo alla conclusione dell'incontro, 0-0 fra Lanerossi e Cagliari, a voi Brescia. A Brescia mancano 5 minuti alla conclusione della partita, risultato invariato, esce in questo momento il portiere Borghese, salva il risultato, il Brescia è sempre in vantaggio per 1-0 sul Genoa, nient'altro da segnalare, a voi Catanzaro. E qui a Catanzaro mancano anche da noi 5 minuti al termine della partita, sempre 0-0 fra Catanzaro e Verona, continua la pressione del Catanzaro che crea possibili occasioni ma non riesce poi a sfruttarle, anche per merito dell'esperienza del Verona. È tutto a voi studio centrale. Ascoli, siamo al 41esimo, sempre situazione di parità, Ascoli 1 Napoli 1, a Firenze 33esimo Fiorentina in vantaggio sulla Ternana per 1-0, a San Siro 38esimo Internazionale in vantaggio sul Varese per 1-0, a Genova 39esimo Milan in vantaggio sulla Sampdoria per 3-2. Rileggo ancora il quadro dei parziali in Serie B: Alessandria 1 Foggia 0, Arezzo 2 Novara 1, Atalanta 1 San Benedettese 0, Avellino 3 Parma 1, Como 2 Spal 0, Perugia 2, Pescara 2, Reggiana 2, Brindisi 0, Taranto 1, Palermo 2. In Serie C Bolzano 0, Serenio 0, Siracusa 1, Regina 1. Passiamo adesso all'ascolto di Cesena e i colleghi dagli altri campi interverranno in caso di novità o di risultati finali su Ameri. A te la parola, Ameri. D'accordo, Bortoluzzi, 3 minuti alla conclusione dell'incontro 0-0 fra Cesena e Lazio. Assistiamo ad un'azione d'attacco del Cesena che parte dai limiti dell'area del Cesena. Ecco un passaggio verso il cerchio del centrocampo dove Brignani passa ancora indietro a Cera, che scaraventa il pallone sull'estremo settore di sinistra. Sono in attacco ora vicino all'area Rognoni, Bordone e anche Toschi, che ripetiamo ha sostituito a 10 minuti alla conclusione della partita Urban. Ancora manovra il giocatore del Cesena sulla fascia centrale del campo. Ecco Zuccheri che tocca in diagonale in avanti verso Rognoni, che è costretto ad arretrare. Poi il pallone perso da Rognoni viene recuperato prima da Franzoni e successivamente da D'Amico. D'Amico si sposta sulla destra vicino alla linea centrale del campo, manda il pallone in avanti a Chinaglia. La palla però viene fermata da Danovi in quanto Chinaglia è stata in posizione di fuorigioco. Rimessa, calcio di punizione battuto. Ecco Cera che allunga ancora Ceccarelli sulla destra, avanza il terzino a piccolo passo verso la linea centrale del campo. Poi si volta e passa indietro a Cera che avanza ancora, non ha superato la linea centrale, cambia pallone con Zuccheri e quindi quest'ultimo rimette in azione Brignani. Sciabolata di Brignani in avanti, al limite colpo di testa di Bordon per Rognoni che scatta di testa ma non colpisce il pallone. Respinge Martini, recupera ancora il Cesena, servito involontariamente Franzoni da parte di Brignani, recupera ancora Frustalupi, siamo alla metà campo della Lazio. Si porta in avanti Martini,
ed ecco che Frustolupi passa il pallone a Badiani sulla sinistra. Un rimpallo su Ceccarelli, ancora Frustolupi in possesso della palla, invitata l'azione Oddi. E traversione sulla destra per Rececconi, che supera in questo momento la linea media del campo nella posizione di ala destra, stringe verso il centro, in avanti a Chinaglia, che interviene sulla palla, la perde, la recupera prontamente alle sue spalle ancora Cera, che sospinge in avanti i compagni anti-ammoniaci. Il pallone sulla sinistra a Bordon, che perde però il controllo della sfera e il pallone termina in fallo laterale. Un minuto e mezzo alla conclusione dell'incontro, rimessa in gioco da parte della Lazio, che sta pareggiando fino a questo momento sul terreno del Cesena. Ecco un intervento di Frustolupi, un intervento ancora da parte di Ghedin, che sospinge il pallone nel cerchio del centrocampo verso Martini. Quest'ultimo a proseguire la palla ancora sull'estremo settore di sinistra per Badiani, in azione d'attacco. Scende Badiani sulla sinistra, in possesso della palla, cerca di spostarsi verso il centro, allunga lateralmente sulla destra, cioè verso il centro, a Rececconi. Rececconi ripassa il pallone ancora sulla sinistra per Franzoni. Franzoni tenta l'affondo, passa in avanti ancora Rececconi verso la bandierina del calcio d'angolo. Rececconi si salva dal fallo, rimette, cerca di rimettere ancora il pallone all'indietro. Vediamo ancora Rececconi in azione, circondato da tre avversari. Rimette il pallone al limite per Martini. L'azione non riesce, Cera intercetta la palla. In questo momento Ciacci dà il segnale di chiusura dell'incontro. La Lazio pareggia quindi a Cesena. Un secondo tempo migliore del primo per un maggiore impegno agonistico delle due squadre e per qualche tentativo in più organizzato dei due attacchi. Attenzione, ma non molto di più dei primi 45 minuti. Attenzione a me, perché... conclusione anche a Vicenza, Lanerossi e Cagliari 0-0 a terra linea. Ma non molto di più, dicevamo, dei primi 45 minuti, perché forse il pareggio tutto sommato poteva star bene anche alle due squadre e anche perché il timore ha sicuramente consigliato una condotta molto prudente e una assidua cura delle difese del giocare con molto puntiglio sugli opposti attacchi. Poteva venire fuori negli ultimi 10 minuti il successo del Cesena, ma Toschi, ripetiamo, ve l'abbiamo già detto, proprio due minuti dopo che ha fatto il suo ingresso sul campo, dopo una serpentina in aria, dopo che è riuscito a superare due avversari e sparava il pallone da pochi passi da Pulici, lo sparava fuori. Ricordiamo che le due squadre hanno sostituito rispettivamente i due giocatori. Toschi è entrato in campo a 10 minuti dalla conclusione della partita al posto di Urban, mentre in precedenza era stato Franzoni a prendere il posto di Nanni, vale a dire a 15 minuti dalla conclusione dell'incontro. Risultato finale sul terreno della Fiorentina di Cesena, Cesena e Lazio 0-0, a te Bortoluzzi. Prima di collegarci con gli altri campi di gioco, la Stock vi ricorda i suoi famosi brandy. Stock 84, Royal Stock, Stock Original, tre eccellenti interpretazioni di una lunga tradizione. Vogliate scusare il ritardo, eravamo fuori studio, quindi andiamo ora, per cortesia, con una panoramica per i parziali o i finali, via Ciotti. Finisce in questo momento la gara di Torino tra Juventus e Bologna, il punteggio è il seguente, 0-0 a voi Olimpico. Si stanno praticamente giocando fasi di recupero all'Olimpico, Torino in vantaggio per 1-0 sulla Roma, voi Vicenza. Vicenza, risultato finale, Lanerossi Vicenza 0, Cagliari 0, a voi Brescia. Finale a Brescia, Brescia batte Genova 1-0, a voi Catanzaro. A Catanzaro mancano pochi secondi per la fine, sempre 0-0 fra Catanzaro e Verona. Attenzione, attenzione Giacoia, la partita è terminata anche all'Olimpico, il Torino ha battuto la Roma per 1-0, a te Bortoluzzi. Ti ringrazio Claudio, lo studio purtroppo è in ritardo, comunque vi diamo ancora i parziali a pochi istanti dal termine delle altre quattro partite. Situazione di parità, Ascoli 1, Napoli 1, a Firenze Fiorentina in vantaggio sulla Ternana per 1-0, a Milano Internazionale 1, Varese 0, a Genova Sampdoria 2, Milan 4, vi daremo poi i particolari per la quarta rete. Quindi attenzione per cortesia Sandro, andiamo pure con la cronaca, abbiamo però 14 minuti di tempo, grazie, via Torino. D'accordo, sarà brevissimo, ribadisco. Il risultato finale di Torino 0-0 tra Juventus e Bologna, anche se il palo colto da Altafini su punizione è sopraggiunto nella ripresa, è stato a nostro avviso nel primo tempo che la Juventus ha mancato le occasioni migliori per conquistare i due punti, sia perché è stato appunto nella prima frazione di gioco che i padroni di casa hanno fallito le migliori palle gol, sia perché è stato in quello stesso periodo che, stringendo un pochino i tempi della propria offensiva, i bianconeri sarebbero forse riusciti a mettere un po' in crisi la difesa rossoblu, ben registrata comunque da un Bulgarelli che ha giocato in punta di scarpa l'intera partita. I migliori negli ospiti ci sono sembrati Cresci, Pecci e Landini, anche se Pecci nel finale ha forse ceduto in palleggio, mentre tra i padroni di casa Furino, Morini e Causio sono sembrati più efficaci. Però l'ha mandato in campo nella ripresa al 17° Altafini in sostituzione di Anastasi, e Altafini ha colto un palo e si è reso pericoloso anche in un altro paio di occasioni, ma questo espediente dalla panchina non è bastato per dare incisività ad un attacco che, ripetiamo, avrebbe potuto passare agevolmente nel primo tempo e poi nella ripresa è stato sempre imbrigliato da un Bologna rinfrancatosi e comunque
comunque apparso sempre ben organizzato sul terreno, soprattutto dal punto di vista tattico. Ha diretto a Casarin davanti a 35.000 spettatori. Vi ricordiamo ancora il risultato finale, Juventus-Bologna 0-0 a Voi Olimpico. All'Olimpico la partita è terminata, il Torino ha battuto la Roma per 1-0. Fra poco negli spogliatoi per Domenica Sport cercheremo di chiedere a Fabbri se ritiene giusto questo risultato e crediamo che la sportività del tecnico romagnolo ci darà ragione. Se nel vocabolario del calcio esiste lo slogan risultato beffa, questo è il caso di usarlo. Il Torino ha effettuato soltanto 2 tiri in porta in tutta la partita e ha vinto segnando col primo dei due. Al 32esimo del primo tempo c'è stata una lunghissima discesa di Sala, praticamente da metà campo, fin dentro l'area di rigore della Roma. Lì giunto il centravanti del Torino ha effettuato un tiro a mezza altezza che ha battuto Conti. La Roma ha dominato, Prati ha colpito 3 pali, 2 dei quali consecutivi al termine del primo tempo, ha creato perlomeno altre 3 o 4 azioni da rete. Tutta la squadra ha giocato, guidata dal solito Cordova praticamente perfetto e da un ottimo Prati, onnipresente e grintoso, smorzandosi soltanto nell'ultimo quarto d'ora, ma ne aveva anche il diritto. Eppure questa Roma ha perso, perché non esiste sport più illogico del calcio. Basti dire che alla fine i tifosi hanno salutato con un lungo applauso i giallorossi. Il risultato è dunque 1-0 per il Torino, i calci d'angolo, se il mio conto è esatto, 11-3 per la Roma. È tutto dall'Olimpico, a voi Vicenza. Attenzione Provenzali, si introduce Bortoluzzi dallo studio, abbiamo 3 risultati finali. Ad Ascoli, Ascoli e Napoli 1-1, a Milano Internazionale batte Varese 1-0, a Genova Milan batte Sampdoria 4-2, la quarta rete per il Milan è stata realizzata al 43esimo da Chiarugi sul rigore. Parziale a Firenze, Fiorentina 1, Ternana 0. Attenzione Provenzali, abbiamo ancora 10 minuti di tempo a disposizione, quindi vai pure tranquillo con la cronaca. Via Vicenza. D'accordo, grazie Bortoluzzi. Ribadisco allora il risultato finale. A Vicenza, Lanerossi e Cagliari hanno chiuso in parità 0-0. Un finale generosissimo con tutta la squadra proiettata in avanti. Non è bastato al Lanerossi per conquistare il successo. Il Cagliari ha saputo difendersi con molto ordine, con lo stesso Riva spesso retrocesso a dar forte ai propri difensori, soprattutto questo nella parte finale della gara. C'è stato nel secondo tempo molto nervosismo in campo, lo abbiamo segnalato negli interventi in cronaca diretta, e la cosa è comprensibile con l'importanza della posta in palio per 2 squadre che a questo punto del campionato non possono certo regalare nulla a nessuno. Il Vicenza deve recriminare, oltre alla sfortuna del finale, l'avere sciupato nel primo tempo 2 occasioni da gol, 2 di quelle occasioni che sono più facili da realizzare, da tramutare in gol che da sbagliare, e questo proprio nei primissimi minuti di gioco, quando lo sbloccare il risultato poteva risultare determinante. Sono stati 2 regali, diciamo così, della difesa cagliaritana agli attaccanti del Vicenza. Il Vicenza comunque ha contraccambiato questo regalo, non riuscendo a sfruttare, ripetiamo, queste 2 occasioni che erano favorevolissime. Quindi il risultato finale a Vicenza, Lanerossi Vicenza e Cagliari 0-0. L'arbitro era il signor Mascali, ha arbitrato di fronte a 20.000 spettatori circa, il tempo era ottimo, una meravigliosa giornata di sole. Sono stati ammoniti Gregori, Bianchi, Faloppa e Perego, tutte e 4 nel secondo tempo, e c'è da segnalare anche un infortunio, vedremo poi quanto grave. Abbiamo visto comunque il giocatore uscire dal campo con il viso sanguinante. Si tratta del portiere della Nerossi Vicenza, Bardin, che si è infortunato in uno scontro con Riva. I calci d'angolo sono stati 7-2 per il Lanerossi Vicenza nel primo tempo, erano stati 2-0 per il Cagliari. Il risultato finale pertanto a Vicenza, Lanerossi e Cagliari 0-0, passiamo la linea a Brescia. Ribadisco il risultato finale, Brescia batte Genoa 1-0, la rete decisiva è stata segnata al 20esimo del primo tempo dal centravanti Michesi, che ha battuto Girardi raccogliendo di testa un cross di Salvi. È stata in pratica l'unica emozione della partita, poiché segnato il gol il Brescia si è limitato a controllare il gioco e il Genoa, sia pure incompleto e raffazzonato, è venuto fuori alla distanza, ma raramente è riuscito a impensierire il portiere borghese. Non c'è altro da segnalare se non che si è giocato in uno stupendo pomeriggio di sole che ha diretto abbastanza bene l'arbitro Trono. A voi Catanzaro. Qui Catanzaro, ricordo il risultato finale, anzi prima non l'avevo detto perché non era ancora venuto in collegamento, 0-0 fra Catanzaro e Verona. È stata una gran bella partita, ma merito soprattutto del Catanzaro, in forma splendida,
che ha dato spettacoli, ha mostrato su un Verona forte, sempre attento, che ha dovuto far fondo a tutta la sua lunga esperienza per mantenere a freno i calabresi, di poter dire la sua forse anche per un posto in Serie A. Attenzione, per cortesia, Giacoia, qui è lo studio, chiedo scusa, a Firenze, seconda rete per la Fiorentina, Fiorentina 2, Ternana 0, a un minuto dal termine, al 44 ha segnato per la Fiorentina la seconda rete, Saltutti, grazie a te Giacoia, scusami. Riprendo la linea perché stavo dicendo appunto dell'ottima prova del Catanzaro, che è quasi sempre stato padrone del centrocampo, quest'undici calabrese che ha dominato a lungo, e ci è voluto veramente un gran Giacomi, il numero uno del Verona, che ha fatto cose straordinarie, anche un di fortuna naturalmente, per evitare la capitazione della squadra veneta, a cui pareggio fa certamente comodo, mentre il Catanzaro rimane con la mare in bocca per la grossa occasione fumata. Ricordo che al sesto del primo tempo è stato annullato un gol per fuorigioco di Spelta, i calci d'angoli sono stati 13-1 in favore del Catanzaro, 26.000 di spettatori, quindi il migliore incasso stagionale, arbitrato il signor Schena di Foggia. Ricordo ancora il risultato finale, 0-0 fra Catanzaro e Verona, voi studio centrale. Qui è lo studio, vogliate scusare, allora proseguiamo con alcuni cenni di cronaca prima del riepilogo dei risultati. Ad Ascoli, Ascoli e Napoli 1-1, primo tempo 1-0. All'undecimo segna Silva dopo scambio Morello-Zandoli. Al 43esimo del primo tempo l'arbitro ha espulso Braglia del Napoli per proteste. Al 18esimo della ripresa pareggia per il Napoli Massa su punizione battuta da Giuliano. All'11esimo della ripresa è stato espulso Colautti dell'Ascoli per proteste. Ha arbitrato il signor Picasso. A Firenze la partita si è conclusa con il successo della Fiorentina sulla Ternana per 2-0, primo tempo 0-0. Al 18esimo segna Pellegrini dopo scambio con Antonioni, seconda rete per la Fiorentina al 44esimo ad opera di Saltutti. Al 24esimo della ripresa sono stati espulsi Petrini della Ternana per scorrettezze e Pellegrini della Fiorentina per proteste. Calci d'angolo 12-5 per la Fiorentina, ha arbitrato il signor Ciulli. A San Siro, Internazionale batte Varese 1-0. Al 35esimo segna l'esordiente Cesati su passaggio di Facchetti, calci d'angolo 6-3 per l'Internazionale, ha arbitrato il signor Gianluisi. A Genova, Milan batte Sampdoria 4-2, primo tempo 3-2. Al sesto, rete di Maraschi di testa su cross di Valente. Al 13esimo, pareggio di Rivera, pure di testa, su calcio d'angolo battuto da Chiarugi. Al 22esimo, va in vantaggio il Milan con Calloni su rigore concesso per fallo sullo stesso. Al 31esimo, pareggia per la Sampdoria Fossati su rigore. Al 42esimo, terza rete per il Milan segnata da Gorin su azione personale. E nella ripresa, a 2 minuti dal termine, la quarta rete per il Milan ad opera questa volta di Chiarugi su rigore. Calci d'angolo 6-3 per il Milan, ha arbitrato il signor Michelotti. Siamo ora in grado di passare al riepilogo dei risultati. Ad Ascoli, Ascoli e Napoli 1-1, a Cesena, Cesena e Lazio 0-0, a Firenze, Fiorentina batte Ternana 2-0, a Milano, Internazionale batte Varese 1-0, a Torino, Juventus e Bologna 0-0, a Vicenza, Vicenza e Cagliari 0-0, a Roma, Torino batte Roma 1-0, a Genova, Milan batte Sampdoria 4-2. Vediamo ora la classifica. 24 punti al comando la Juventus, seguita dalla Lazio con 21 punti. Quindi due squadre con 20 punti e sono Milan e Torino. Seguono con 19 punti Roma, Napoli e Internazionale. Il Bologna con 18, la Fiorentina 17, il Cesena 14, Sampdoria e Cagliari quindi con 12 punti, la Nerossi Vicenza da solo con 11 punti e con 10 punti, terzetto di coda, Varese, Ternana ed Ascoli. Classifica dei marcatori alla prima giornata di ritorno, 10 reti al comando Savoldi del Bologna, quindi con 7 marcature Gori del Cagliari e Pulici del Torino, con 6 Chinaglia della Lazio, Braglia e Clerici del Napoli e Prati della Roma e con 5 Boninsegna dell'Internazionale, Altafini e Causio della Juventus, Graziani del Torino e Chiarugi del Milan. Cirillo ci consegna ora il quadro completo finalmente della Serie B e vediamo questi risultati. Ad Alessandria, Alessandria batte Foggia 1-0, ad Arezzo, Arezzo batte Novara 2-1, a Bergamo, Atalanta batte San Benedettese 1-0, ad Avellino, Avellino batte Parma 3-2, a Brescia, Brescia batte Genoa 1-0, a Catanzaro, Catanzaro e Verona 0-0, a Como, Como batte Spal 2-0, a Perugia, Perugia e Pescara 2-2, a Reggio Emilia, Reggiana batte Brindisi 2-0. A Taranto, Palermo batte Taranto 2-1. La classifica al comando 27 punti il Perugia. Quindi con 26 punti segue il Verona.
Brescia 23, Novara 22, Catanzaro e Palermo 21, Pescara e Como 19, Alessandria, Avellino e Foggia 18, San Benedettese, Genoa e Atalanta 17, Taranto e Parma 15, Arezzo 13, Spal e Reggiana 12, Brindisi in coda con 10 punti. Ed ecco ancora due risultati del campionato di Serie C a Bolzano. Bolzano e Seregno 0-0, a Siracusa, Siracusa e Regina 1-1. Gentili ascoltatori, abbiamo così conclusa questa edizione di Tutto il Calcio Minuto per Minuto e vi diamo appuntamento a domenica prossima sul programma nazionale alle ore 16. Vi invitiamo tra due minuti circa all'ascolto di Domenica Sport sul secondo programma. Molte grazie per l'attenzione e buonasera a tutti gli ascoltatori. Abbiamo trasmesso Tutto il Calcio Minuto per Minuto. Hanno preso parte alla trasmissione i radiocronisti Enrico Ameri da Cesena, Sandro Ciotti da Torino, Claudio Ferretti da Roma, Alfredo Provenzali da Vicenza, Ezio Luzzi da Brescia, Emanuele Giacoia da Catanzaro. Dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi, in redazione Arnaldo Verri e Ivo Fineschi. Dalla Stock di Trieste un cordiale ringraziamento per l'ascolto. Stock 84, Royal Stock, Stock Original. Tre grandi brandy, tre aromi diversi, famosi per la loro unica e inconfondibile qualità. E se vi piace la grappa, vi ricordiamo Julia, la grappa dal carattere autenticamente genuino.